Sempre qui da San Francesco all'ombra di Piero della Francesca, ospiti del Caffè dei Costanti di Arezzo per una nuova puntata di A Tu Per Tutto con il nostro David Faltoni. L'ospite di questa settimana è Danilo Sensi, quindi parliamo di cultura, certo. perché con Danilo parliamo di cultura. Guarda, Poi. vorrei dare a te, David, il primo, come dire, il primo input, il primo lancio nei confronti appunto di Danilo, del primo spunto, perché come abbiamo sempre ricordato, la nostra trasmissione non è che come dire, porta la verità, ma lancia il famoso sasso nello stagno. Quindi che sasso lanciamo questa settimana? Allora, è l'inizio dell'estate, quindi nelle cosiddette estate è il momento clou della cultura la cultura come anche strumento di promozione turistica, di attrazione turistica quindi abbiamo qui il piacere di avere il nostro Danilo anche perché lui non si dice nulla di nuovo, è stato molto polemico in questi giorni sulle scelte di questa amministrazione anche il fatto di aver così cassato i castica e sostituito con eh, questa iniziativa, con altre iniziative. E quindi il nostro Danilo così ci dirà un po' se nuovo, queste scelte possono essere più di natura inclusiva o di natura esclusiva e soprattutto ecco, quello che credo che sia fondamentale capire. Eh, in questo momento siamo qui in piazza San Francesco, devo dire i turisti nemmeno l'ombra e allora eh, c'è da chiedersi se l'anno scorso c'erano i turisti oppure eh, che proprio a Rezzo non ci vengono oppure le iniziative di quest'anno non sono attrattive. Cosa c'hai... Guarda io ti dico una cosa, mentre attendevo di sedermi a tavolino sono andato la mostra di Van Timer che è qui a San Francesco ovviamente. Penso che era aperta questa mattina ho firmato solo io il 30. Quindi eh, non sono potuto andare sabato scorso all'inaugurazione, in quindi C'è un motivo: insomma, se i turisti non ci sono, eh, è stato preso un nuovo corso che ovviamente servirà tempo anche per, per sviluppare. Cioè, sì, certo, sì. Ben come numero di presenze ti mi dici nemmeno oggi che sei stato il primo, a pensare a Cortona eh, la mostra sugli etruschi che attira 2500 persone al giorno. E... Beh sicuramente è una, è una sfida dura con Cortona e Atavica, nel senso che comunque eh, ce lo diciamo sempre da tanti anni che noi non riusciamo a prendere il turismo che comunque a Cortona arriva anche con degli sforzi limitati da parte dell'amministrazione comunale di Cortona perché ormai hanno un turismo che è bicentenario, cioè è una cosa ovviamente però c'è pure da dire che io lo richiamavo nell'articolo che tu citavi, insomma sono stato abbastanza polemico questa settimana non perché inauguravo una mostra ad Arezzo ma perché mi sono reso conto che comunque frequentando ad Arezzo. Il turismo stenta, cioè, ma non stentano solo, solo i turisti ad arrivare, stentano pure gli albergatori a dire cosa c'è ad Arezzo, perché una mostra è stata eh, presentata una settimana prima dell'inaugurazione, cioè, so per certo che come sempre accade in questa città, sabato mattina ancora c'erano da attaccare i manifesti, cioè, ma questo è capitato sempre anche in tutte le mostre precedenti, cioè, che non, ha, non ci rendiamo conto che ci sono dei tempi tecnici per organizzare un evento. I tempi tecnici sono per, per richiamare il turismo, cioè il turista in questo momento che deve decidere di venire ad Arezzo, beh, eh, l'ha già pensato. Ecco, ma il fa. fatto che si sia eh, deciso, questa amministrazione abbia deciso di interrompere l'esperienza di Castica, ecco, poi anche in relazione Castica, era qualcosa di esclusivo o poteva, o era da interpretare come qualcosa di più inclusivo, quindi poteva essere rivolta Ma io, a una platea molto ampia. Io penso che Icastica si prestava a tantissime interpretazioni. Icastica, io ho sempre detto, anche con, io ci ho collaborato tre anni, quindi mh, è stata una bellissima esperienza collaborare finalmente a, a una crescita culturale. Sgarbi ha detto che nella presentazione di sabato eh, che la cultura arriva adesso, ad Arezzo da ora in poi, ma è ovvio, insomma, uno è pagato per dire queste cose. Quindi, cioè non è che. Eh, poco sarà pagato. Poco. Sì, sarà pagato poco, però, indubbiamente, c'è cioè, che cosa vuoi che dica? È stato chiamato a presentare una mostra, quindi, ovvio che dice da questo momento in poi si crescerà. Ha detto, mi sembra addirittura, che l'arte contemporanea che noi avevamo portato a Dicastica era un'arte contemporanea scaduta, quindi era già vecchia prima di arrivare. Va bene, sono tutte cose accettabili. Io penso una sola cosa, eh, una città per poter decollare dal punto di vista turistico ha bisogno di un grande evento che venga ripetuto, cioè di una sicurezza che ci sia tutti gli anni, di una ciclicità, che poi sia il castigamento... Eh, ma è chiaramente rivolto solo a fini turistici, perché... Anche no certo, a fini culturali. Eh, eh, però di cultura in questo momento noi... Non sentiamo... fa male. No, ecco. assolutamente, poi... ma quello è un altro discorso che poi se vuoi lo affrontiamo Però dal punto di vista turistico avere un evento... Che si chiamasse Castica, che si chiamasse in un altro modo, ma che comunque catalizzi per alcuni mesi il turismo in città, da modo anche alle agenzie turistiche, tour operator e alberghi, di poter dire di anno in anno: il prossimo anno c'è. Cioè, ti, ti rubo sì, un attimo sì. il microfono, Danilo. Noi siamo, abbiamo Piero della Francesca insomma, qui alle spalle, eh, proprio Sgarbi, insomma, era venuto in tempi non sospetti, io mi aspettavo onestamente che in questo 2016 un evento ci fosse e invece l'ha fatto Forlì, mi pare. Un altro... okay. Quindi eh, una delle critiche che appunto sempre in questo senso veniva mossa di Castica era, ah ma non prima valorizziamo il nostro, poi pensiamo all'arte moderna. Ecco, questo spunto cosa, che riflessione ti suscita? Allora mi suscita una riflessione che ovviamente era un ragionamento che è giusto pensiamo al nostro, pensiamo alle cose che abbiamo, poi una volta valorizzato e stabilizzato il territorio, come io ho sempre detto, si può investire fuori. Credo che eh, questa mostra sia nata per volontà di, di una persona che era Spini, che ha voluto donare alla città eh, questo evento, perché a quello che so eh, ha comunque sponsorizzato in Toto la manifestazione. quindi diciamo non è che è nata da, da parte dell'amministrazione comunale. Probabilmente se non c'era Raspini che eh, bah, gli veniva questo, eh, questo lampo di eh, presentare questo artista che sicuramente ha molto a che fare con lui, lui è argentiere, quindi è scultore, fa, ha fatto le chimere per i castica, le ha reinterpretate, quindi è comunque una persona colta, di tanti interessi. Eh, presumo che l'amministrazione non è che avrebbe fatto chissà che. Penso pure che i tempi siano stati ristretti, quindi non è che lo ha saputo a gennaio. Penso che sia una cosa molto recente. Quindi secondo me mh, siamo sempre al tante chiacchiere, e poi eh, stringi stringi sottiene sempre poco. Indubbiamente il fatto che eh, su Piero sia stata fatta Forlì è indice di una poca attrattiva che noi abbiamo anche nei confronti del territorio. Noi abbiamo le opere di Piero, abbiamo il ciclo più importante avevamo comunque vicino eh, una città natale di Piero che poteva comunque, essere se posso, coinvolta. Se posso dirti... Il, la mancanza di iniziative su Piero forse parte da molto più lontano, cioè in un anno non si sarebbe potuto organizzare, no. forse, forse bisogna... Bisognava averci prima, ma quello... Quindi sono ripeto... delle responsabilità anche della giunta presidente sì, no, no, che non mi... si è preoccupata, Assolutamente. non ha avuto una grande lungimiranza. Ecco, ma io credo chiami. che molto dipenda dal fatto che vedono ancora Riezza come una città poco attrattiva, cioè quello che portano Forlì ha un grande spazio per le mostre, Forlì è una città un po' come Ferrara con Palazzo dei Diamanti, cioè sono ormai eh, attestate come città culturali, come città eh, dove possono fare mostre importanti e quindi Arezzo questa attrattiva anche nei confronti dei capolavori, anche i musei ah, ecco, sono molto esempio. resti a prestare magari su Arezzo, ecco, mentre prestano più volentieri su città già. Eh, Consolidati. La scelta di questa amministrazione della Terza Giostra, le iniziative anche di portare la lancia nei musei vaticani. Sì, Come la vedi? Cioè, io guardo quando ho saputo la Terza Giostra, ho detto, ci manca il rogo. Poi abbiamo rifatto il Medioevo perché comunque avremo anche. Black in Time a luglio, ma è una scelta che probabilmente è dettata da un'idea un che può essere anche divertente però è folklore, cioè non è cultura è... La terza sì, giostra Sì, no. ma mh, la terza giostra neanche loro erano tanto convinti, cioè è stata un po' forzata probabilmente ti ripeto, è l'idea che non essendoci eh, innanzitutto un assessore alla cultura perché comunque la cultura è una delega del sindaco e il sindaco ha tante cose da fare, quindi vorrà che si metta anche... Poi in effetti manca una figura centrale che può indirizzare il mondo culturale e quindi si sono un po' diciamo, per quest'anno accontentati di quello che avevamo e promosso, quindi una terza giostra perché era la cosa più semplice probabilmente, anche se hanno dovuto spingere, però insomma c'è già tutto e quindi non era difficilissimo. Beh, questa mostra che comunque è stata eh, proposta da Raspini. Per quanto riguarda eh, la tre giorni, medievale, rinascimentale, romana, è sicuramente divertente, ma insomma, mh, sarà divertente non lo so. Allora io ora vi lancio un altro, lancio un altro spunto, perché eh, siamo andati nel weekend della fiera antiquaria, quella di luglio, a cercare di capire insomma come vedono gli altri la nostra città. Perché parlando di turismo. Bisogna ricordare anche che non ci sono i bagni pubblici, che ci sono poche indicazioni. Quindi insomma, vediamo, cerchiamo di capire gli altri come vedono Arezzo, perché, appunto, parlando di appuntamenti consolidati, direi che la fiera antiquaria lo è, no? Quindi assolutamente richiama nella nostra città tantissimi visitatori, operatori e quant'altro. Quindi vediamoci un attimo questo servizio e poi parliamo insomma di pregi e difetti a livello turistico della nostra Arezzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno È bello come poter essere a Roma Buongiorno Buongiorno pariette, Benvenuto è arrivata anche una testa coronata ad Arezzo per visitare gli affreschi di Piero della Francesca in città l'ex re di Spagna Juan Carlos di Borbone che vista la concomitanza con l'edizione di luglio della Fiera dell'Antiquariato ha sfiorato i numerosi banchi presenti in piazza San Francesco. Un'edizione però che nonostante la massiccia presenza di turisti per le vie del centro storico stenta a decollare partendo con un po' di fiacca. Ci sono i turisti, ma per il momento guardano, <ride> per il momento guardano. Oggi è dedicata a guardare, turista e no, domani partiranno le vendite, di solito funziona così. Diciamo insomma non proprio più, ancora non tanta gente non c'è, insomma, diciamo, non è proprio una delle, delle, delle edizioni migliori, via. È partita un po' sottotona questa edizione. Sì, secondo me sì, poi sai, non, non tutti magari la, la vedono alla stessa maniera, è chiaro, dipende, però insomma, si intende anche i vicini, insomma, perlomeno in questa zona, insomma, non forse la gente sarà andata al mare, sarà andata, non lo so, insomma. Ma Arezzo continua a richiamare turisti da tutto il mondo che sembrano proprio gradire la città. I vi like Arezzo very much, we come back each year. Eh, why? Perché? Perché è così antico, ci piace tutto, il sapore che viene dalle piazze e dalle strade, e ovviamente questo mercato antico è molto speciale. Veramente bello, tornare un po' indietro all'antica vita che può avere qua. Buona, buona città, è buona città, è bella città. La persona è molto... Um, helpful. ...simpatico, <laughs> simpatica gentile. gentile. Sì. Questa volta che veniamo, quindi... Se siamo tornati è perché è davvero accogliente, bella e si sta bene. Cosa vi piace di Arezzo? Intanto, come dire, l'accoglienza proprio delle persone. E poi adesso abbiamo visitato un po' solo il centro e un po' tutto. Accoglie bene i turisti? Sì, 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 molto bella. Io oggi per Antiqualiato.

Allora, siamo stati facili profeti, nel senso che lanciando questo servizio sulla Fiera Antiquaria io sapevo già insomma che i turisti avrebbero detto eh, sì, Arezzo è bellissima, però rimaniamo qua soltanto per un giorno, dormiamo a Siena, dormiamo a Cortona, dormiamo... Quindi è davvero un turismo ancora purtroppo, mordi e fuggi, mh, ma per una serie di motivi, non solo perché, come diceva prima Danilo, non ci sono eventi consolidati, ma non ci sono proprio neanche gli aspetti tecnici per un turismo, cioè il bagno pubblico, l'apertura dei locali, la chiusura di un centro storico, Brava. noi siamo qui in un centro storico bellissimo, ci sono passati dietro una marea Continuo, di veicoli, sì, quindi sì. insomma eh, il cambiamento da dove deve partire secondo te Danilo? Il cambiamento deve partire da una serie di interventi che dobbiamo fare in città, che secondo me sono le prime cose che andavano fatte già da molti anni, cioè un, eh, anche questo è un discorso molto vecchio, speravo devo dire che la nuova giunta potesse rinnovare perlomeno appunto quello che dicevi delle abitudini che non abbiamo, cioè i bagni pubblici in teoria ci sarebbero in centro, non sono aperti, cioè eh, io sono passato adesso per salire dal teatro, anche lì c'erano dei bagni pubblici che sono chiusi da anni, un altro bagno pubblico sarebbe stato in Piazza Grande, chiuso da anni pure quello, per carità bellissimo riportare l'acqua alla fontana di Piazza Grande, ma insomma una priorità presumo sia quella di dare al turista la possibilità di di poter utilizzare un bagno, cioè, mh, perché se no poi dopo rimane l'alternativa eh, devo andare in un bar, non tutti i bar te lo fanno usare, cioè, diventa un problematico. Eh. Cioè, noi andiamo, io vado in vacanza, cioè, andiamo tutti in vacanza e sappiamo quello che vuol dire non avere un bagno che è la cosa più importante quando giri per una città, ma non solo quello, l'apertura dell'ufficio turistico che purtroppo è a orari. A Terni, un po' come no, le targhe, oggi apro, domani ma anche non lo so. anche la scelta che qui. Sì, sì no, eh, ma poi sì. la, scelta, la scelta: insomma, anche in questa piazza i problemi per, per gli stessi insomma, ristoratori che non, hanno difficoltà nella sera a fare musica. hanno difficoltà. Cioè, questa scelta tra proteggere, la scelta praticamente di proteggere i residenti a scapito poi di tutte quelle attività ricettive. Che un centro storico può fare è una scelta che secondo me porta a questa desolazione, perché insomma un turista se arriva in una piazza che è gremita di giovani o di meno giovani, comunque di gente festante è invogliata anche a rimanere, magari è invogliato a viverla, ma eh, sono scelte venire, politiche. Eh certo venire in, questa, è una scelta politica. venire in una piazza come questa o in qualunque piazza e trovare. E solo auto e mezzi che sviaggiano, non, non, non trovare null'altro, pur essendo pieno di tavolini. Ma è tutto vuoto, evidentemente non attira. Ma ti vorrei chiedere un'altra cosa: è stata per, riaperta la fortezza, restaurata. Ecco, e in merito a questa opera d'arte, che attrazione potrà avere? E poi, soprattutto, è stata valorizzata anche questa apertura? Cioè è stato... Sì, diciamo che. È stata valorizzata, dipende, è stata riaperta. Poi secondo me, ma si torna sempre al vecchio discorso, poteva essere valorizzata in maniera migliore, per il semplice motivo che la fortezza, come tutte le altre strutture che sono state restaurate, se non hanno poi una continuità nel tempo è soltanto un momento. Cioè, quindi questa mostra sicuramente potrà eh, portare su persone che vanno sì per la mostra ma anche per la fortezza. Diciamocela, gli aretini sono saliti all'inaugurazione perché sentivano la mancanza della fortezza. Come gli aretini, e io ero fra loro che erano fuori dal teatro eh, quando è stato inaugurato, volevano rivedere Petrarca, cioè che era tanto tempo che era chiuso. Quindi, indubbiamente, ciò che proponi. Può essere una bella cosa, ma soprattutto riapri un monumento che da tanto tempo era chiuso. Ecco, ma anche a proposito, parlate de, del Petrarca, ma anche quello ha funzionato da fini culturali, turistici ma, o, o non ha dato dei risultati ma Non sperati. Credo assolutamente, Guarda, penso che abbia funzionato a livello politico, che è stato finalmente riaperto. Poi però non so, il dibattito continuò nei giorni dopo che in estate non poteva essere usato perché non c'erano i condizionatori. Fanfani mi ricordo l'ha inaugurato tre volte, inutile prenderci in giro, cioè anche la vecchia amministrazione ci ha giocato molto sul riaprire continuamente questo teatro che però eh, ancora era là da restaurare. Anche lì purtroppo, vedi, poi in corso d'opera sono state fatte delle piccole modifiche che sono servite, quindi un bis dello spettacolo, eh, il giorno dopo una replica, ma a tutti è sembrata un'inaugurazione farlocca fatta soltanto dal punto di vista politico è fatta per pochi intimi perché io mi ricordo gli articoli sì, del no. primo giorno cioè eh, 300 biglietti poi forse non lo erano però ecco quello che viene detto è quello che l'Aretino percepisce mm. dice ce ne tanti quindi fuori quando è inaugurato è più propaganda che si sì, mo, molta è chiacchiera <ride> diciamo come si dice noi molta è fuffa cioè. vedi che si somigliano a volte gli ospiti del sì no stelle ma stelle. è vero cioè, <ride> ma io sono Aretino, quindi molta è fuffa cioè, è tanta Tanta immagine, ma poi stringi, stringi. La fortezza. Io spero vivamente che ora Ghinelli ha detto che la terra è aperta fino alle 21, quindi sì, è già poco, però mh, già è qualcosa di più rispetto alle 18. Indubbiamente, anche lì, però, bisognerà individuare cosa fare di quel monumento, di modo che uno salga a vedere il monumento, indubbiamente, ma insomma, vada anche a vedere il contenuto che tu riesci a inserirci. Io avrei inaugurato con un'altra cosa, cioè noi abbiamo, che era secondo me anche la cosa più pratica e più facile e che sicuramente avrebbe dato un'enorme risata alla fortezza. Noi siamo vicini a una fondazione che è una delle più importanti in Italia, che è la Fondazione Burri, dove ha un palazzo in restauro in questo momento. Cioè la Fondazione Burri in questo momento può essere visitata, mi sembra, solo Palazzo Barbizzini, non si può andare all'altra parte della fondazione perché è il restauro perché no chiedere 10 opere di Burri da mettere all'interno della fortezza, cioè poteva essere una cosa molto conveniente. Fra le altre cose Burri è un nome che mh, se ci giocavi un po' indubbiamente avrebbe portato tanto turismo anche soltanto dalla provincia e davi modo di poter supplire al fatto che una parte della fondazione in quel momento non era usufruibile la fortezza degli spazi molto grandi, le opere dei Burri sono molto grandi, cioè poteva essere fatta una scelta, secondo me poteva essere un modo per veramente creare Ascolta, un'altra io per esempio noi tutti, insomma, nella rete oramai ci viviamo molto, certo, ecco, ci muotiamo, sì, 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 ci notiamo, sì. Ecco, io per esempio ho notato una quasi mancanza, non dico totale, ma una grande mancanza di Arezzo turistica, Arezzo attrazione nella rete, cioè, non si percepisce nulla. Non, ecco, questo credo che sia un grosso limite, forse è un peccato che non si capisca l'importanza della promozione nella rete anche a fini turistici e di questi eventi. Insomma, e la riapertura ambiente. della fortezza poteva essere un evento che poteva viverlo la rete in maniera diversa. E... E me, non lo so, poi può darsi che sia io Guarda, che non, questo non, non in ho Petrarca, trovato che ci furono molte polemiche anche in rete ma per il semplice motivo che non perché era stato mandato un invito quello che noi, o, o un comunicato in rete ma perché molti protestarono per via del fatto che non c'erano i biglietti non è accaduta per la fortezza perché probabilmente c'è una carenza cioè, no, no, ma anche la, la, per, la riapertura del Petrarca che poteva essere anche un momento anche proprio da vivere in rete, una rievocazione della storia dello stesso monumento con tutte le foto di... brava, una de, mostra, ma, ma no, anche essere fatte tante ad cose. oggi potrebbe essere cioè, veramente un sito con tutte le foto di tutti gli attori in ma questi vedi, guarda, mh, secoli di vita un, di questo teatro, ho un avremo solo le foto, sogno ci sarà un archivio... Per Arezzo, non... perché mi rendo conto che è molto difficile. Ma ho un sogno che è molto facile, che ho anche espresso a Comanducci che è l'assessore al turismo. Lo avevo anche precedentemente espresso alla vecchia giunta, ma poi dopo non è stato fatto. Questo museo, Chiavi d'oro, fu realizzato ormai molti anni fa nella giunta Lucarini, io collaboravo già anche con loro per le mostre e gli eventi culturali, per ospitare la collazione d'arte contemporanea del comune che era abbandonata in giro per gli uffici come è tuttora poi è stato utilizzato per tutte altre cose allora, quando noi ci dimentichiamo ciò che abbiamo non possiamo crescere Cioè se le scuole qui non vengono le scuole anche se durerà fino a ottobre non verranno è sempre stata una difficoltà perché durante l'anno non proponi nulla alle scuole non puoi poi chiamarle una volta che c'è una mostra se avessimo un museo comunale fisso cioè vero, reale anche con le opere che abbiamo del premio Arezzo, che sono quelle che fanno parte della collezione, che è comunque la nostra storia contemporanea o d'arte moderna, sarebbe un modo per avvicinare tanti che poi cresceranno alla cultura e quindi alle visite successive. Questo è un problema che non, non capisco come non si possa risolvere se non parti da ciò che hai e dalla cultura, che quella è cultura, è la nostra storia. Cioè, venivano regalati. Sì, Danilo. e... Eh un giudizio più politico, la cultura, abbiamo avuto questo passaggio di giunta da centro-sinistra a centro-destra, ne ha avuto un miglioramento o ne ha avuto un peggioramento? Insomma, la, la sinistra e la destra, il confronto sotto un profilo culturale, che giudizio ce ne dai? Ma, guarda, il giudizio, io ero molto critico prima che c'era un po' di cultura, figurati ora che... Che ce n'è molta meno quindi insomma c'è meno cultura secondo te sì secondo me sì c'è molta meno cultura e molta più eh, insomma più... è vero allora che la cultura è di sinistra no non è vero che la cultura è di sinistra <ride> assolutamente perché pre presumo che noi mh, io nell'articolo che avevo scritto avevo definito questa classe di dirigente nuova impreparata ecco quindi penso e lo ribadisco che eh, non è che la cultura è di sinistra la cultura è di chi la fa Forza sinistra c'era qualcuno prima che la faceva. La destra non è stata capace di intercettare una figura che potesse proseguire un lavoro. Probabilmente perché, perché erano impreparati a vincere, cioè dobbiamo anche pensare che secondo me, a mio parere hanno avuto, come si dice, una botta di fortuna e la giunta è stata fatta è una giunta di persone messe assieme ma che non erano pronte perché non, non se lo aspettavano come fu Vabbè, il primo luterino l'assessore esterno alla cultura si trovava eh. ma mica è facile che qualcuno Oddio, il sindaco direi. se l'ha tenuta la cultura non a caso anche se ha dichiarato me la tengo mi fece molto ridere perché mi piace ora io anche io piace nuotare ma non prendo l'assessore dello sport cioè nel senso mh, me la tengo perché magari la so far marciare non me la tengo perché mi piace Diciamo che una figura non è facile. Ho avuto paura che venisse indicato Vittorio Sgarbi, visto che era sempre... Sera se c'era Rumors ma era sempre ad Arezzo, quindi ho detto Dio no, perché poi avrei pensato. Però ecco, forse fra le due cioè, non averlo o averne uno come lui forse era meglio, non lo so. Insomma cioè, di sicuro sì, non è conosce la cultura. Conoscere la conosce, la conosce, poi. La conosce può no. condividere o non condividere, però, però, non condividere. però ecco. Diciamo che in effetti si, si avverte la mancanza di un assessore della cultura. Secondo me è importante per una, per una città come la nostra averlo. Allora, augurandoci che questa giunta nomini al più presto. Un assessore alla cultura e soprattutto che sia una persona competente. Perché uno dei grossi mali della politica, non so se condividete, è il fatto che il medico vada a fare sì, sì, ecco, l'edilizia popolare giochi, <ride> pubblica piuttosto che. i giochi politici. No, che non insomma, si basano bisogna mettere le persone eh. giuste al posto giusto, al di là. Secondo me ormai guarda, io i colori politici faccio fatica davvero a distinguerli eh, dal rosso sì, al nero, al verde. No. Eh, ci sono persone competenti e persone incompetenti. Ma sono definiti per facilità. Cioè Centrodestra, poi dopo è tutto un... dipende dalle competenze, cioè è giusto secondo me. No, ma sicuramente è auspicabile per Arezzo un, una secondo me un iniz iniziare veramente a farla diventare di attrazione turistica, anche perché sta sprofondando Arezzo, l'economia retina è veramente sofferente, e quindi che... se non si non a caso, non arriva tutto al vero. Tutto quello che noi leggiamo poi sui giornali la mattina dopo di furti di razzie notturne, cioè, io sono cresciuto ad Arezzo, questa città fino a non molti anni fa aveva un centro storico che funzionava dove i locali rimanevano aperti e c'è un deterrente per tutto quello, se chiude a Luna, se c'è un, una tenebra, come dico spesso, di, eh, le persone non escono perché hanno paura, la paura genera eh, poi eh, indifferenza. indifferenza e all'indifferenza e... arrivano i furti. Arri cioè, la città deve vivere perché la stessa vivibilità della città è un deterrente a tanti atti che, che purtroppo la vediamo tutti i giorni. Sì, ma proprio, io vedo Siena che conosco molto bene, che pur avendo avuto la crisi del Monte dei Paschi, che è una crisi notevole, però il turismo ha compensato veramente... molto. Ma eh, è, Sì, fine. sì, ma anche negli ultimi due anni mi dicevano le presenze sono aumentate enormemente ma soprattutto tutti gli agriturismi che sono intorno alla città e noi insomma soffriamo molto quindi auspichiamoci che auspichiamoci questa nomina chissà che non arrivi magari nel prossimo autunno così la prossima estate saremo pronti a raccontare gli eventi che ospiterà la città di Arezzo noi sicuramente saremo qui a criticare anche quelli quindi la... lo diciamo in anteprima eh, si possono criticare anche questi fare gli apprezzamenti eh, 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 dobbiamo boh, criticare malagri, riconoscere anche i meriti ecco eh. esatto eh. quindi per ora diamo appuntamento alla prossima settimana Davide, arrivederci. Buonasera a tutti.